In questa introduzione andiamo innanzitutto a suonare delle notine sull'acuto, andando a riprendere un po' quello che fa la chitarra. Ascoltiamola bene. Sul secondo giro ora parte. Abbiamo queste note: Re, Re bemolle, Do e poi di nuovo Re bemolle, Do diesis, chiamalo come preferisci. Attenzione qua al ritmo, che la seconda nota deve essere un po' anticipata. La seconda e la quarta nota devono essere un pochettino anticipate. Mettilo con la parte e prova a suonarlo sopra. Comunque le note sono queste. Dopo un po' di volte andiamo invece a fare un bel bicordo di basso. L'accordo qui è un Re minore. Infatti il bravissimo bassista Marco Castellani qua suona questo. Un bicordo Re e Fa. Quindi andiamo a prendere Re al tasto 10 e sempre al tasto 10 invece della corda di Sol andiamo a prendere il Fa e lo teniamo lungo. Ti metto un secondo solo batteria e basso così riesci ad apprezzarlo bene. Questo andrà poi a lanciare la parte. Qua poi si blocca e parte la strofa con il giro, quello con lo strappato, che adesso andiamo a vedere. Il riff della strofa. Cosa dobbiamo andare a suonare? In pratica siamo sul Re, suoniamo due volte il Re e dopo andiamo a strappare due note sull'acuto. Possiamo diteggiarle come meglio credi, ad esempio adesso l'ho presa anulare mignola. Allora innanzitutto le note sono La e Re, quindi tasto 7, corda di Re e corda di Sol. Possiamo farle con anulare mignolo oppure con tipo un barré, quindi o tutto con l'anulare o tutto con il mignolo. Alcuni preferiscono invece andare con le dita 1 e 2, o così o così. L'importante è che con la destra, con indice medio, vai a strappare le due corde che di qua stavi schiacciando. Questa stessa idea viene poi riproposta sul Sol e sul La, quindi quando parte la voce rimane sul Re, l'introduzione sul Re, dopo si sposta sul Sol dove va a fare la stessa cosa. Qui le fa solo una volta anziché quattro in Re. Per arrivare alla nota, anche sul Re comunque, va a mettere queste note di passaggio. La vuoto, Do, Do diesis e poi cade sul Re. Mentre invece sul Sol partiamo dal Re al tasto 10 e lo facciamo così, perché non abbiamo la corda vuoto. O meno l'avremmo, ma suona meglio qua. Poi spostiamo, bicordo. Stessa cosa su La, Mi, Sol, Sol diesis e poi La. Puoi prenderla sia con il dito 3 e poi vai a spostare dopo, che invece spostandoti subito con l'1. In questo modo. Scegli tu, secondo me sono valide tutte e due. Poi dopo abbiamo questa parte interessante dove insieme alla chitarra va a fare questo. Siamo in Si bemolle. E andrà poi a lanciare il ritornello. Attenzione qua, Si bemolle, poi va a prendere un Mi naturale. Ho visto tante trascrizioni o video in cui chi la suona invece va a prendere un Fa, ma se andiamo ad ascoltare bene il basso, io lo estrapolo con
il mitico Moisis, secondo me non è un fa ma un mi naturale. Proviamo un po' a sentire. Senti, è proprio un mi naturale. Quindi si bemolle, mi naturale, si bemolle, mi naturale, appoggio ancora si bemolle acuto e la naturale. Io poi faccio uno slide verso il basso e andiamo a lanciare con una parte molto carina, cromatica, lì il ritornello. Qui andiamo a fare La vuoto, Si bemolle, Si naturale, Do, Do diesis, e poi il Re sarà la prima nota del ritornello che viene dopo. Quindi attenzione anche nella partenza in levare. Il riff del ritornello è qualcosa di veramente bellissimo, secondo me, una grandissima idea di accompagnamento. Allora, la sua idea è questa, in pratica appoggiare sempre la nota Fa in un riff cromatico discendente. Noi partiamo dal Re, al tasto 5, e dobbiamo scendere cromaticamente fino al Si, quindi tasto 5, tasto 4, quindi Re bemolle, Do e Si naturale. Andiamo a ribattere sempre la nota Fa. Quindi Re, Fa, rimettiamo Re e poi scendiamo a Do diesis, Fa, Do diesis, Do, Fa. Per andare al Si, anziché ribattere la nota, io ci sento una ghost note, che secondo me poi ritmicamente è molto importante per farla giusto sul tempo. Il brano è abbastanza veloce, quindi secondo me l'indice devi tenerlo quasi sempre comunque già fisso sul Fa. Vedi che l'indice è sempre qua pronto ad intervenire. La stessa cosa va a fare poi dopo scendendo di una corda e andando sul quarto grado di Re, che è appunto il Sol. In questo caso, prima di tutto ci arriviamo con questa scaletta Re, Fa, Fa diesis e cadiamo sul Sol. Qua andiamo a fare la stessa diteggiatura, solo che anziché fare il Fa sull'acuto ribattuto mettiamo un Si bemolle, quindi Sol, Si bemolle, Sol, Sol bemolle, Si bemolle, Sol bemolle, Fa, Si bemolle, Ghost e Mi. Quindi la discesa cromatica va dal Sol fino al Mi. Una volta fatto il Mi andiamo a fare, dobbiamo cadere sul La, e andiamo a fare questo Mi, Sol, Sol diesis e cadiamo sul La. Dopo a me piace fare uno slide e andare a prendere questo Mi che è il quinto grado di La sul tasto 12 della corda di Mi. E poi andremo a fare il La acuto, quindi l'ottava del La che abbiamo fatto prima. Come nota d'abbellimento poi andiamo a mettere questo Si bemolle che è la nona bemolle, dove va a giocarci con Si bemolle e La. Questa cosa avremmo anche potuto farla a mano più chiusa, con le stesse note ad esempio prese qua, senza spostare tanto. A me come suono e come intenzione, anche lo slide lungo, piace più farla qua sotto, però se preferisci farla lì va benissimo. Dopo ricadiamo sul Re e andiamo a fare un pezzettino della prima parte, solo che anziché cadere sul Do andiamo sul Re. Per rilanciare usa questo bellissimo lick. Noi siamo caduti quindi sul Re,
questo re qua, poi facciamo la vuoto, cromatico, si bemolle, si naturale, do, do diesis, re, mi naturale, e poi dobbiamo cadere con l'anulare sul re per partire sul secondo giro del ritornello. Le note saranno poi queste, prese in velocità, soprattutto qua devi fare una scelta di diteggiatura. Ad esempio, a me piace fare 0, 1, 2, 3 con le dita, poi passare con il dito 1 sul do diesis e qua fare 1, 2, 4, anche se so che non è agevole, non è facile, e poi scendere e andare con l'anulare sul re per ripartire con il giro. Fallo lentamente, mettiti una batteria, vedrai che piano piano poi la mano inizia a andare. Su questa parte lui gioca con appunto il doppio ritornello, poi all'inizio torna sulla strofa e rifà il ritornello, sempre due giri. Dopo va a mettere uno strumentale che è sempre sotto questo giro, quindi puoi tranquillamente fare la stessa cosa. L'unico accorgimento è che cambia leggermente come riparte nel giro. Una volta va a lanciare tipo con quello della strofa, questo qua proprio sull'ultimo prima di andare nel finale che vediamo dopo. Invece proprio nello strumentale, quindi prima dell'ultimo ritornello che porta al finale, quando va a fare qua nella parte acuta, va ancora a aggiungere questa piccola frasettina. Mette ancora un do, si bemolle e la. Vediamo se riesco a prendertelo, a fartelo sentire. Dovrebbe essere questo. Questa è la strofa. Poi dopo cade sul re e rilancia con la frasettina di prima, però qua è difficile da prendere perché arrivi da qua sopra. Ta ta ta. Quindi rilancia l'ultimo ritornello e poi va a cadere direttamente sulla parte finale che adesso andiamo a vedere. L'ultimo ritornello, nel finale, il bassista Marco Castellani va a fare un obbligato che è una sorta di prima parte del ritornello, perché lui va a partire con il re appoggiando sempre al fa, scende sul do diesis, do naturale, poi anziché andare a fare la ghost note e scendere sul si, ritorna sul re bemolle do diesis. Quindi sul tasto 4, quindi fare 5, 4, 3, 4, per rilanciare andiamo a fare la vuoto, do, do diesis e re, quindi molto lento viene fuori così. Ta 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 ta. All'ultima volta si ferma ta, 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 e ribatte il re finale. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo tutorial, spero che ti sia utile in qualche modo, soprattutto che riesci ad andare a riscoprire queste canzoni dove il basso è assolutamente predominante e bellissimo. Quindi grazie ancora al bassista delle Vibrazioni per aver scritto dei riff di basso così belli. E noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao, a presto!